Cari amici, bentornati sul mio canale. All'interno di questo spazio dedicato alle risposte che vi devo per le tante domande che ricevo sugli argomenti che tratto, cioè l'etnobotanica, ovvero la definizione delle piante, della flora, nella tradizione umana di questa parte della Toscana che è la parte settentrionale, le due province, generalmente sto parlando della terra apuana, quindi la provincia di Lucca, dove vivo, e la provincia di Massa Carrara. Dicevo che in questo spazio, in questa rubrica, dedico tempo che prima non avevo, cerchiamo di leggere positivamente quello che ci accade a tutti quanti, che di positivo ha ben poco, ma almeno speriamo che, come a me è capitato, si sia ritrovato il tempo per fare delle cose che la frenesia di tutti i giorni mi impediva di fare. Quindi di rispondere alle tante domande accumulate. E qualche giorno fa, però, ho ricevuto una proposta, anzi una domanda, su una pianta che più magica di questa non si può. Se si pensa al mondo magico in relazione alle piante, indubbiamente a tutti quanti viene in mente proprio questa pianta, ovvero la mandragora. Esistono diverse piante chiamate mandragora nella nostra Europa, nel Nord Africa e anche provenienti dall'Asia. Ma localizzerei qua in Italia soprattutto due tipologie diverse, importanti, mitiche e storiche, nel senso denominate, dipinte, descritte fin dal lontanissimo passato. Piante che si portano appresso, un retaggio di superstizione, accennavo alla magia, certo, ma anche un qualche utilizzo medico, oggi del tutto caduto in disuso, a seguito del fatto che queste piante sono veramente tossiche, pericolose, velenose ad altissimo livello. Sono però delle piante allucinogene, che sono servite nel passato per generare una serie di viaggi, di percorsi onirici e di percorsi sciamanici. Ma tornando alle due mandragore che abbiamo sul territorio italiano, e allora dividiamo lo stivale in due. Al centro-nord Italia vive, benché sporadicamente, la mandragora officinarum, mentre al sud Italia, isole comprese, esiste soprattutto, e qui è più frequente, la mandragora autumnalis. Entrambe le mandragore appartengono alla famiglia delle solanacee, quindi pensate, parenti dello stramonio, certo, ma anche del pomodoro, della patata, oppure della melanzana. Quella particolare fruttificazione asiatica, scura o violacea, che giocando di parola in parola, melanzana da mela insana. Anche il pomodoro e la patata, giunti dal continente nuovo americano, si portarono appresso una certa diceria di pericolosità. Ovviamente non eravamo abituati a mangiarne i tuberi o le bacche, le fruttificazioni, che all'epoca erano gialle nel pomodoro, perciò pomodoro. E delle patate qualcuno incautamente mangiò la parte fogliare, che è tossica, contenendo molta solanina. Quindi le solanacee sono delle piante che da sempre ci portano in viaggi di tossicità, allucinazioni, mal di pancia, insomma, delle piante sospette. E davvero sospetta, in questo caso ha ragione, è la regina di questa clip, la pianta di mandragora. Etimologicamente, i suoni che compongono la parola mandragora sono la sommatoria di due parole di origine persiana, mandrunghia, che significa letteralmente erba uomo, e questo a causa della forma antropomorfa della radice, che potrebbe ricordare in effetti come una piccola bambola o due gambe spesso incrociate all'interno di una forma che complessivamente ricorda effettivamente da vicino un piccolo ometto, una bambolina, un homunculus.
La mandragora era ritenuta una pianta dai poteri magici assoluti. In effetti la sua storia è davvero una storia conturbante e particolarmente fantasiosa. Si riteneva che i succhi della radice fossero certamente ipnotici, e lo sono, antidolorifici, analgesici, ma molto pericolosi, perciò dovevano essere diluiti dai farmacisti di una lontana farmacia fino al punto tale di non scatenare nell'organismo reazioni davvero pericolose, e comunque chi si avvicinava a questa pianta rischiava tantissimo, perché la dose di veleno che basta ad uccidere un essere umano è veramente minima, ricavata dalla radice o anche dalle foglie. Insomma, una pianta pericolosa, una pianta che ci ha portato dalla lontana storia l'idea stessa di qualcosa di infero, di terrificante. Basti pensare che le credenze popolari dicevano che questa pianta cresceva soltanto al di sotto del corpo di un impiccato, il quale spirito tormentato era lo stesso che andava a gridare nel momento in cui si estraeva la pianta dal terreno. C'era perciò un complesso rituale per estrarre la pianta senza sentirla gridare, perché avrebbe gridato talmente forte da far impazzire il raccoglitore. E allora si facevano tre cerchi con un coltello incidendo la terra tutto intorno a una pianta di mandragora prima di poterla estrarre. Solo in quel caso non avrebbe gridato. O si legava la pianta a una corda, e la tale corda legata al collo di un cane che tradizionalmente doveva essere nero. Cacciato il cane, tirando avrebbe estratto la pianta, così che il cane si sarebbe assordito e non l'uomo raccoglitore. Sempre secondo questi tragici avvenimenti e credenze lontane da noi, si riteneva che la radice di mandragora sotto il corpo di un impiccato, laddove fossero stati emessi per l'ultima volta dei liquidi organici dell'impiccato stesso, come urina o sperma, avrebbe conferito alla pianta nata sotto di lui poteri afrodisiaci straordinari. E in effetti la mandragora è una pianta che produce allucinazioni, deliri, ma anche una confusa e convulsa attività generativa e sessuale. Ma ovviamente queste erano le credenze del passato. Come un'altra credenza era quella di ritenere che solo l'urina di una donna bagnando il terreno intorno alla mandragora avrebbe protetto chi avesse estratto la pianta dalla maledizione del noto, solito e già citato spirito dell'impiccato, che era rimasto come incastrato alla sua creatura, ovvero l'homunculus, la radice antropomorfa, insomma la mandragora. E questo vale sia per le credenze che ruotano intorno alla officinarum, sia nel meridione d'Italia per quanto riguarda la pianta chiamata mandragora autumnalis. È capitato molto spesso nel passato che esecuzioni, uccisioni di persone che presentavano quindi veri e propri esiti di avvelenamento portassero alla mandragora come responsabile, e spesso ne facevano le spese speciali e farmacisti che non dovevano né potevano per legge detenere questa pianta, ma probabilmente quasi tutti gli speciali la possedevano. Mi viene in mente che nella storia dei Medici di Firenze, nota famiglia nobiliare, i farmacisti della città erano spesso controllati affinché non possedessero la radice di questa famigerata pianta nella loro bottega, ma sappiamo anche storicamente che molti nemici o persone scomode sono state avvelenate proprio su commissione da parte di qualcuno che aveva questa intenzione, andando dal farmacista a farsi preparare la giusta pozione che poi serviva per uccidere qualcuno, umettando del succo della radice il cibo che mangiava o altre cose che toccava, e poi portando le dita alla bocca si sarebbe di fatto ucciso.
in Toscana è abbastanza difficile che chi mi ascolta e vive in questa terra possa reperire facilmente questa pianta, perché di fatto non cresce spontaneamente nel nostro territorio. Se ve ne fosse qualche residuale zona dove qualche pianta ancora sopravvive, io non ve lo dirò mai, perché non si può giocare con piante così rischiose, così pericolose. Tra le altre cose devo dire, e questo lo dico a tutti gli altri che mi stanno ascoltando fuori dalla Toscana, dove invece più facilmente la pianta può essere reperita. Ascoltate, è una pianta che può essere confusa con altre, per esempio con spinaci selvatici, oppure persino con la apparente innocua borragine o borragine, quando esce fuori dal terreno, perché prima di essere fiorita la mandragora, allora sì che sarebbe effettivamente distinguibile da qualsiasi altra pianta, dicevo però, prima di emettere i suoi bellissimi fiori violacei o talvolta, nel caso della officinarum, più grigio cenere, prima della fioritura, davvero la sua foglia bollosa può essere confusa con romice, per esempio Rumex obsutifolius, oppure borragine, oppure il genere spinacio selvatico. Quindi vi prego, con questa pianta non si scherza. Questa è una sorta di racconto, di narrazione, ma intanto, facendo passare le tante immagini della pianta, cominciate a prendere confidenza e ricordatevi che trattasi di una pianta che, come spesso accade, possono queste piante essere anche semplicemente ammirate, perché la mandragora è comunque una pianta davvero molto bella. E sebbene tutte le credenze del passato suonino oggi non solo anacronistiche ma anche particolarmente assurde, ritengo che sia bene conoscere ed approfondire anche miti e leggende, appunto le credenze, perché ognuno di noi è arrivato fin qui percorrendo i passi sul sentiero che lo distanziano dal passato in un racconto, in una narrazione che è fatta anche certo di suggestioni ma anche di modi di intendere che la natura, vivente con le sue forze, sempre è stata guardata dall'uomo con rispetto e anche ritenendo che in essa vivessero effettivamente forme spirituali che avevano a che fare con noi. Se fossimo ancora animistici, indiani americani, gli antichi celti, i pagani della nostra terra, non sapendo la presenza, la conoscenza, non sapendo definire che cosa sono chimicamente i contenuti di una pianta, vedendone gli effetti sul corpo, avremmo detto che quegli effetti erano stati condotti al corpo umano dallo spirito della pianta. Si tratta perciò di un linguaggio che si possiede in un certo momento del nostro tempo, della storia, per poi nella modernità evolverlo verso contenuti pragmatici, razionali. Ma noi siamo tutto questo. E non possiamo dimenticare. E allora non dobbiamo dimenticare che la radice antropomorfa di mandragora, l'una o l'altra, quindi la officinarum oppure la autumnalis, seccata e legata con un cordino, posta al di sopra della testiera di un letto, induceva il sognante ad vedere, ad immaginare le immagini e l'identità di un ladro che aveva commesso un furto o di persona malevola che aveva intenzione di colpire la famiglia o la persona in questione. Voglio anche aggiungere che in questa terra di Toscana esiste un mito, una leggenda, una credenza che probabilmente è anche diffuso in altre terre italiane. La leggenda cita, narra di come una mandragora con questa radice del tutto antropomorfa, dicevo, si sarebbe animata generando un omuncolo, quindi una sorta di piccolo uomo che di notte poteva mettere a soqquadro la casa, generare dispetti, gridare, ma per evitare tutto questo sarebbe stato necessario estirpare la radice solo al settimo anno di vita della pianta.
poi la radice, una volta pulita, lavata, si lavava con il vino rosso, beh, in Toscana è abbastanza evidente che la si lavasse nel vino rosso, senza citare marche, dopodiché, una volta seccata, si doveva riporre in un fazzoletto un pezzo di stoffa che doveva essere tassativamente rosso, e meglio se di seta. E allora riassumiamo. Mandragora, una pianta delle solanacee, ne esistono diverse varietà in Europa, in Africa e in Asia, ma in Italia ne abbiamo prevalentemente due. Può essere anche allevata, solo per essere ammirata, in un vaso o in un'aiola. Ha delle bellissime fioriture, generalmente violacee, quelle della autumnalis, piuttosto grigie o striate di giallo cedro, quelle della officinarum. Piante quindi parenti di patate, pomodori, melanzane, stramonio e belladonna, le solanacee. Ribadisco, una pianta tossica, pericolosa, particolarmente benefica, che si porta appresso miti e tradizioni leggendarie. Un modo di intendere la natura, laddove la natura, dall'egizio Neter, e che deriva dal babilonese Neteru, gli spiriti, lo spirito. Perciò la natura è il divino, Neter, la divinità. In latino, natività, nascere, natura, perché probabilmente il vero nome della divinità è vita, in tutte le sue forme. E allora esistono dei vegetali che, come la mandragora, si portano appresso un retaggio certamente di leggende, miti e credenze, ma suggestioni e modi di intendere di quando il divino calava in tutte quante le cose viventi, quelle che si vedono con gli occhi e quelle che si possono soltanto intuire, e forse anche altre esistenze che nemmeno riusciremo mai a intuire fino in fondo. E allora, cara Silvia di Rapallo, spero che tu stia bene, ti saluto come saluto tutti quanti voi che mi avete seguito in questa clip, spero di non avervi annoiato. E adesso prendo questo simbolo, perché questo cappello è un simbolo di quando usciremo ancora fuori in mezzo alla natura e io filmerò piante, ambienti e montagne, fonti, per farvele vedere, uscendo da questa clausura necessaria. Spero di rindossarti presto. A tutti voi, grazie ancora.